Anche noi abbiamo firmato questo ordine del giorno perché, a differenza di altri, noi siamo sempre coerenti e firmiamo qualsiasi atto che chieda di mandare a casa questa giunta. La mia critica ovviamente è al resto della minoranza, che invece sembra che abbia un po' paura di firmare le mozioni di sfiducia. No, anche la Lega non le ha firmate le mozioni di sfiducia. Noi l'avevamo chiesto in un paio di occasioni, ma mai nessuno ha firmato o anche chiesto di scrivere assieme un testo. Non sia mai che si rischi di mandare a casa questa giunta. Si preferisce fare degli ODG tanto per fare due chiacchiere, ma la mozione di sfiducia non la si firma neanche morti. È vero che ci vogliono 13 firme per discuterla, ma noi siamo 12 nella minoranza. Se avessimo firmati tutti, si trovava il 13esimo. Bisognava invertire la cosa. Se noi tutti e 12 firmavamo, vedrai che il 13esimo lo si trovava, secondo me. Ma il problema non si pone, visto che avete scelto di non firmare, ed è questo, è giusto che lo sappiano i forlivesi. Detto questo, però, passiamo alla giunta, perché è giusto che si parli della giunta. E sono un po' in imbarazzo perché, diciamo, mi sembra un po' di sparare sulla Croce Rossa. Non so con quale coraggio questa maggioranza tenga ancora in vita artificialmente questa esperienza politica fallimentare. Questa mi pare l'occasione ideale per elencare tutte le batoste che avete preso come giunta. Partiamo dalle più recenti e andiamo a ritroso. Ne parlavamo prima, la notizia di poco fa che su esposto del Movimento 5 Stelle siete stati tutti indagati per abuso d'ufficio, per aver affidato direttamente un incarico esterno al capogruppo del PD di Parma. Una cosa che chi conosce anche solo le basi del diritto amministrativo sa benissimo che non è possibile fare da parte degli organi politici, eppure voi l'avete fatto. La domanda viene spontanea, ma li leggete gli atti che votate? Probabilmente no. Un mese fa invece si è conclusa l'odissea dei gettoni illegittimamente erogati ai capigruppo. Come giunta avete tentato di tutto per impedire la restituzione. Siete arrivati addirittura a revocare l'incarico all'ex segretaria generale Piraccini, che aveva disposto il recupero. Avete detto che il motivo non era quello, però allo stesso tempo non avete nemmeno spiegato quali fossero i reali motivi per cui l'avete voluta mandare via. Quindi, per quanto mi riguarda, fino a prova contraria, anche quello è uno dei motivi. Eppure, nonostante questo, siamo riusciti, noi due, inesperti grillini, contro tutti, a far restituire almeno tutti i consiglieri in carica. Un bel risultato per noi e l'ennesima figuraccia per voi. Poi, a cavallo fra dicembre e gennaio, scoppiò la vicenda laurea falsa, dove il sindaco Drei aveva assegnato direttamente un incarico ad una signora che millantava una laurea che non aveva in realtà mai conseguito. Una signora che casualmente, o forse no, era stata candidata nel 2014 nella lista civica della consigliera Casara, che sosteneva il centrodestra. Eppure il sindaco Drei la seleziona direttamente e, a seguito delle nostre critiche su questa nomina, azzarda delle risposte un po' baldanzoso del seguente tipo, che cito virgolettato: non ho mai chiesto se e quali tessere di partito avesse, ma ho cercato di prediligere la professionalità, l'etica e la fiducia. Ebbene, pochi giorni dopo ci siamo recati negli uffici del personale e abbiamo verificato che la laurea di questa signora non ce l'aveva. Che dire, complimenti al sindaco per l'abilità nella selezione del personale. La vicenda dei compensi del CDA di Livia Tellus, che si è trascinata per tanto tempo, ma ha visto il suo culmine con la consegna di un avviso di garanzia al sindaco nel novembre 2017. L'esposto che ha fatto partire tutto fu fatto dalla Lega, ma un dettaglio che non tutti sanno è che ci stavamo lavorando anche noi, ma siamo stati battuti sul tempo da Carroccio. È successo una sola volta, però, in questo caso. Comunque, su questa vicenda ci abbiamo tenuto anche noi a dare il nostro contributo, depositando anche noi un esposto per sottolineare il meccanismo con il quale si era trovato un escamotage per conferire emolumenti aggiuntivi a Marzocchi, in particolare tramite un premio di produzione retroattivo in Forlì-Città Solare. L'aspetto più grave di tutta questa faccenda, però, non è tanto il rinvio a giudizio, ma l'evidente colpa politica di aver ignorato l'indirizzo espresso molto chiaramente da questo Consiglio Comunale, anche da voi della maggioranza, di rettificare gli emolumenti erogati in eccesso al CDA della holding e di aver invece messo in atto degli escamotage per bypassare quanto prescritto dalla legge.
Solo questo dovrebbe bastare al Consiglio per decidere di mandare a casa il Sindaco e anche la Giunta. E invece vi ostinate di far finta di nulla. Ottobre 2017 parte la nuova mattanza dei conigli del parco urbano a causa dell'inerzia del Sindaco Drei e dell'assessore Samorì. Da mesi chiedevamo di prendere provvedimenti seri, ma ben poco fu fatto. Non sono serviti nemmeno una manifestazione animalista e nemmeno l'esposto fatto in procura dal nostro parlamentare Bernini. Almeno un migliaio di conigli sono stati uccisi col gas. Il parco di Forlì ha acquisito una notorietà negativa all'interno di numerosi ambienti animalisti, dove è stato chiamato addirittura il parco degli orrori. Luglio 2017 la Giunta, ed in particolare l'assessore Creta, tira fuori una bozza di regolamento comunale per impedire le riprese video del Consiglio a chi non è iscritto all'albo dei giornalisti, cioè solo al nostro operatore. Regolamento che è riaffiorato anche pochi giorni fa, fatto realizzare su mandato della Giunta, bypassando il Consiglio e addirittura legandolo al premio produzione dei dirigenti. Un becero tentativo di mettere i bastoni fra le ruote dell'unica opposizione di questo Consiglio, il Movimento 5 Stelle. Solo per questo atto politicamente scorretto dovreste dimettervi tutti. Annunciamo fin da ora una dura resistenza a questo provvedimento liberticida se si dovesse tentare nuovamente di farlo approvare. Sempre luglio 2017 ci viene impedito di votare la petizione sulla Casa della Speranza di Malmissole, in spregio alle 400 firme raccolte. Non ne abbiamo la prova, ma c'è il forte dubbio che la Giunta abbia messo il naso in questa vicenda. Comunque è stata l'ennesima prova che la parola partecipazione è per il PD solo uno slogan. Infatti non solo questa, ma tutte le petizioni indirizzate al Consiglio Comunale sono state bocciate, bloccate o dirottate e imboscate in Giunta. Marzo 2017 il Sindaco Drei si dimentica di notificare al Consiglio un documento della Corte dei Conti con forti critiche sul piano di razionalizzazione delle partecipate. Ma noi ci accorgiamo ugualmente di questa delibera della Corte dei Conti e verifichiamo sul protocollo informatico che il documento era stato effettivamente visionato dal computer del sindaco, ma non era stato inviato ai consiglieri. Febbraio 2017 scopriamo che il Comune ha conferito 52.000 euro in 2 anni alla cognata dell'assessore Gherdini per consulenze esterne in progetti europei. Sicuramente una coincidenza molto curiosa, visto anche che entrambe le signore sono componenti dell'Assemblea Territoriale del PD. Di lì a pochi mesi l'elenco dei componenti dell'Assemblea Territoriale del PD sempre casualmente scompare dal sito e non viene nemmeno data risposta alla nostra interrogazione che avevamo depositato per scoprire se vi fossero altri rapporti di parentela fra le cariche politiche e i maggiori affidatari degli incarichi esterni, adducendo come unica motivazione la privacy. No comment. Ottobre 2016 l'assessore Mosconi con una telefonata avrebbe fatto pressione finché venisse impedito ad un moderatore scomodo di gestire un dibattito fra il sì e il no al referendum costituzionale. Come sempre siamo noi del Movimento 5 Stelle a denunciare pubblicamente il fatto. Sempre nell'ottobre 2016 la Polizia Municipale rimane senza comandante perché a causa dell'inerzia della loro Presidente dell'Unione dei Comuni, cioè il nostro Sindaco Drei, non era stato predisposto per tempo un bando, pur sapendo che il comandante Fiore sarebbe andato in pensione. Alcuni mesi dopo viene nominato il nuovo comandante, Catenaro, ma come preannunciato, sempre da noi, dopo soli 9 mesi va in pensione pure lui. Risultato finale, la Polizia Municipale è ancora senza comandante, da più di 6 mesi. Luglio 2016, grande partecipazione al primo evento del Movimento 5 Stelle nei quartieri che punta i fari sui portici. Quartiere abbandonato al degrado dagli errori delle giunte che si sono succedute in questi decenni. Dopo il nostro evento numerosi articoli stampa si sono susseguiti sull'argomento. Il Comune però purtroppo ha fatto ben poco di quello che chiedevano i cittadini e dei problemi del quartiere sono rimasti in gran parte irrisolti. Giugno 2016 la Procura archiviò il nostro esposto sul caso dei debiti fuori bilancio, sulle spese legali, ma usò parole pesantissime contro questa giunta e le precedenti, parlando di, virgolettato, gestione eccessivamente superficiale e poco oculata della cosa pubblica, firmato procuratore capo Sottani. Parole che sono come macigni, nonostante la maggioranza cercò di minimizzare. Maggio 2016 il Movimento 5 Stelle scopre che Anna Maria Galassi è stata nominata illegittimamente dal Sindaco Drei come segretaria dell'Unione dei Comuni, pur non avendone i requisiti. A seguito delle nostre segnalazioni la Prefettura costringe
la costringe a lasciare l'incarico. Non pago, solo dopo, 2 anni dopo, cioè poco fa, Drei la riciclerà addirittura come presidente di Livia Tellus. Ancora no comment. Febbraio 2016, il Movimento 5 Stelle firma l'allora vice sindaca Veronica Zanetti a parcheggiare sugli stalli dei disabili. La notizia fa il giro d'Italia, anche sulla stampa nazionale. Il sindaco Drei la giustifica e la difende, ma solo dopo pochi mesi la licenzierà dalla giunta. Novembre 2015, il Consiglio si chiude in sessione segreta per rispondere in privato alle nostre interrogazioni sul dipendente Ruffilli, che ha rifiutato una mazzetta ed è stato mobbizzato sul lavoro. Molto raramente è stata usata questa modalità, ma contro la trasparenza e contro il Movimento 5 Stelle, a quanto pare, tutte le armi sono lecite. Ottobre 2015, scopriamo e denunciamo un'elargizione di 6.000 euro di soldi pubblici del Comune per la cerimonia di ordinazione di un vescovo. La cosa pare mandare su tutte le furie il sindaco Drei e l'assessore Mosconi. E potrei andare avanti ancora molto, ma mi fermo. Per tutti questi motivi dico solo che dovreste andare a casa subito, ma so bene che non lo farete, almeno fino alla primavera del 2019, dove, diciamo, qui ce la giochiamo. Noi del Movimento 5 Stelle ci saremo per fornire ai cittadini forlivesi una reale opportunità di cambiamento, se saranno pronti ad accoglierla. Io volevo solo aggiungere due questioni politiche che secondo me sono abbastanza dirimenti. Noi avevamo proposto, a proposito dell'aeroporto, al sindaco di creare un piano B, di pensare un piano B, e quindi in un certo senso avevamo cercato con la nostra positività di spronare il sindaco a trovare anche soluzioni alternative, anche attraverso leggi regionali che permettono la consultazione popolare e la partecipazione popolare. Quindi aprire un processo partecipativo per decidere le sorti dell'aeroporto, visto che comunque questo è l'ultimo bando, sicuramente. Abbiamo avuto un imprenditore abbastanza spregiudicato che ha portato un danno visibile e tangibile alla città, e all'epoca, quando vinse il bando, era stato osannato dal PD e da alcuni uomini del PD, soprattutto gli uomini che erano in Parlamento. E rifiutare questo piano B, signor sindaco, secondo noi è sbagliato, non tanto perché è come nascondere il dito dietro la schiena, è perché proprio si rimane disarmati, perché se questa cosa non andrà in porto, lei non avrà nessuna carta da giocarsi, nessuna carta condivisa. Avrà magari delle opzioni personali, delle opzioni di partito, delle direttive di partito, ma non avrà delle opzioni condivise, forti. È questo che lei ha mancato. Invece, un'ultima chicca sul comportamento di questa amministrazione. Volevo ricordare che questa amministrazione ha avuto l'anno scorso, siamo stati per 4 mesi prima di approvare il bilancio preventivo, aprile se non sbaglio, a fine marzo-aprile, siamo stati 4 mesi in, come si dice, in esercizio provvisorio. Che andavamo per 12 anni, per cui voglio dire, non spaventa avere un commissario, voglio dire, è già praticamente una città commissariata l'amministrazione. Quindi alla fine non spaventa molto, signor sindaco, che ci sia lei o qualcun altro, è uguale, alla fine non cambia, che ci sia un commissario forse eviterebbe, per esempio, che il sindaco faccia ricorso alla prefettura per chiedere che venga annullata una multa di una macchina parcheggiata sullo stallo dei disabili che era della sua, del sindaco, del comune, e lei fa ricorso alla prefettura. Mi auguro che lei non faccia ricorso da qualche altra parte e che paghiate questi 180-190 euro che dovete pagare. Sarebbe veramente ridicolo, io penso, molto ridicolo, perché se il comune parcheggia una macchina sullo stallo dei disabili e fa ricorso al prefetto per annullare la multa, veramente è patetico, siamo ridotti veramente male. Va bene, io ho detto tutto. 8 favorevoli, 17 contrari, nessuno astenuto. L'ordine del giorno non è approvato.